sono un po' di anni che sto utilizzando, soprattutto come test, delle scarpe intermedie con doppia mescola, sia col carbonio sia con le piastre o in Paybacks o addirittura senza piastra. Il problema grosso è che soprattutto i miei ritmi o sono troppo pesanti, ma soprattutto sono troppo poco spinte, sono delle scarpe che faccio fatica a portare a determinati ritmi. Mi sono ritrovato quindi in questo periodo a fare corse lente con delle scarpe super ammortizzate o magari qualcuna un pochino più svelta per i giorni un pochino più frizzanti, e a fare qualsiasi lavoro, anche gli intervallati, con delle scarpe con schiume nobili e con piastre in carbonio. Quindi cosa facevo? Adesso che ho la fortuna di testare, utilizzo le scarpe nuove e le giro, oppure le scarpe che mi erano scadute per le gare, per gli allenamenti più importanti, le utilizzavo, cominciavo ad utilizzarle per i medi e via così ad arrivare alle corse più lente. Mi sono capitate sotto le mani prima le Deviate Nitro 3, prima ancora le 2, che era comunque una scarpa intermedia che ho apprezzato in una gara che ho dovuto correre per forza con le 2 e mi sono ritrovato a correre davvero forte sui 3 al chilometro e quindi ho incominciato a riapprezzarle di più per fare i lavori. Ma proprio in questi giorni mi sono capitate due scarpe da testare, una è l'Under Armour Velocity Pro e l'altra è la Hoka Machix 2. Sono due scarpe che io faccio fatica a trovare le differenze. Sono due scarpe che mi hanno permesso di correre in avampiede con estrema facilità a ritmi più elevati. Per me queste qua sono scarpe di riferimento come intermedie, quindi nel 2024 la svolta le hanno date queste due scarpe. Ottime. Per atleti come me, magari che corrono i lunghi dai 4 al chilometro in giù, fino ad arrivare a 3,20 al chilometro, sono perfetti in preparazione maratona per fare quegli allenamenti come il lunghissimo o variazioni di ritmo con recuperi un pochino più blandi e le parti forti a ritmo maratona o altri allenamenti come ripetuti in salita o per gli atleti un pochino più lenti, addirittura anche per le gare. Tutte e due le scarpe hanno una doppia mescola e una piastra in Pebax al loro interno, infusa. Faccio un po' come ai vecchi tempi il pendolino, vi racconto un po' tutte e due i pro e i contro che hanno, perché su qualche cosa cambiano, su tante cose si assomigliano molte. Per dire, il battistrada su la Machix 2 mi sono trovato molto bene perché è resistente e anche sul bagnato è super aderente, mentre mi sono trovato da Dio con quello della Velocity Pro perché si consuma sicuramente di più, ma in qualsiasi condizione è incollato al terreno. Ricordo che sulla Velocity Pro fa parte l'intersuola e il battistrada della stessa mescola. L'intersuola, come ho detto prima, in tutti e due i casi abbiamo una mescola più dura nella parte inferiore e invece nella parte superiore abbiamo quella più nobile. E credo il segreto di tutte e due queste scarpe sia avere tanta mescola nobile nell'avampiede. Le misure, qua 44 mm nel tallone e 39 nell'avampiede per la Machix 2, quindi ahimè diventa illegale per le gare, mentre nella Velocity Pro abbiamo 39,5 nel tallone e 31,5 nell'avampiede per un drop di 8 mm. Il drop della Machix 2 è 5 mm e come detto nella Velocity Pro è 8. Tutte e due le scarpe però sono molto molto proiettate in avanti. E il motivo è da ricercare sia nella più cospicua mescola nobile nell'avampiede, sia per la conformazione di questa piastra in Pebax che è molto a cucchiaio e molto vicina al terreno nella zona dell'avampiede. Chi vince? Beh, per l'altezza sicuramente Machix 2 perché ci dà comunque più comfort e un po' più di reattività, però la Velocity Pro la posso usare in gara. Anche la tomaia fondamentalmente sono molto simili. Abbiamo la parte anteriore molto molto traspirante, mentre la parte posteriore incomincia a diventare
un po' più carrozzata per permetterci un pochino più di sostegno e il bloccaggio del tallone. Qua fondamentalmente è davvero un pareggio, a vederle esteticamente a me piace di più la tomaia della Velocity Pro, a Dario piaceva quella della Mach X2 De Gustibus. Peso 255 grammi circa per la Mach X2, mentre siamo a 270 grammi per la Velocity Pro. Qua è inutile da dire, vince nettamente la Mach X2, anche perché ha più mescola, più materiale ed è addirittura 20 grammi più leggera. Al piede però hanno tutte e due la stessa magia, cioè sembrano scarpe molto molto leggere. Al comfort anche qua vince per un pelo Hoka Mach X2, perché essendo più alta è anche un pochino più morbida. Anche qua invece ho trovato lo stesso feeling nella calzata per tutte e due, molto molto aderenti al collo del piede, e il piede è bloccato perfettamente nelle scarpe. Abbiamo un tutt'uno con la scarpa, che è quello che ci dà anche il bel feeling poi per correre forte. Reattività, come ho detto prima, messa prima la Velocity Pro e poi utilizzata Mach X2, mi è sembrato di avere la stessa scarpa al piede e avere la stessa super scarpa al piede. Durata massima stimata, se parliamo di mescole e di tomaia, io credo che la vita sia praticamente la stessa. Come abbiamo già detto negli altri video, la vita sta nettamente aumentando di queste scarpe. Io credo 700-800 km tutte e due le possano fare. Se invece guardiamo il battistrada, sicuramente quello di Velocity Pro andrà a consumarsi prima, ma comunque non perderà di aderenza. Rapporto qualità-prezzo: 190 per la Mach X2, 180 per la Velocity Pro, abbiamo 10 euro di differenza, ma lì poi dipende sempre dai prezzi che trovate online. Sul nostro Trova Scarpe trovate sempre il prezzo migliore sia per una che per l'altra. A parità di prezzo io farei davvero fatica a scegliere tra le due. Se invece una delle due costasse meno dell'altra, andrei su quella che costa di meno, ovviamente. Che banalità. In conclusione, ho tenuto molto a fare questo video perché davvero più e più persone mi continuano a chiedere scarpe per allenarsi senza carbonio. Questi due qua, secondo me, ad oggi sono la scelta migliore che si possa fare sul mercato. Quale delle due vedete voi? Perché no, prima una e poi l'altra. Io vi lascio invece alle vostre esperienze. Se le avete provate e siete d'accordo con me, scrivetemelo. Se non siete d'accordo, scrivetemelo e così vediamo cosa ho sbagliato, cosa si poteva dire di diverso. E niente, io vi saluto. Al prossimo video, spero che vi sia stato utile, anche perché me l'avete richiesto voi, e spero che vi sia piaciuto e spero che sia stato poco palloso perché ero qua da solo. Ciao a tutti e alla prossima.